me non può esistere un populismo di sinistra. Partiamo dalla definizione di populismo precisa. Il populismo è quella tendenza politica che postula l'esistenza di un popolo organicamente concepito come buono, unitariamente concepito come buono, e che scaglia questo popolo concepito organicamente come buono contro un alto, che è un'elite, che è la politica, che è la casta, che è quello che volete voi, che è concepita organicamente come negativa. Questa concezione, che non a caso disintermedia, cioè salta le intermediazioni della società e affida nelle mani di un leader, di un capo carismatico, la politica, è un concetto secondo me tecnicamente di destra, cioè antidemocratico, e che soprattutto, lo dico da marxista, non riconosce le differenze che vivono nel popolo e nella società. Cioè non esiste il popolo con la P maiuscola, esistono gli interessi contrapposti nella società. A meno che noi si viva in una società diversa da questa, post-capitalistica, in cui forse magari un domani accadrà altro, ma oggi il figlio di, si diceva di Agnelli, oggi potremmo dire di Marchionne, non ha gli stessi interessi economici, sociali, culturali, intellettuali del figlio di un cassintegrato della Fiat. Non ce li ha. Quindi io non faccio leva sul popolo contro l'elite. Io punto a costruire un potere popolare, cioè che fa gli interessi del popolo, intendendo per popolo la gran parte della gente che vive del suo lavoro, e che si scaglia contro una esigua minoranza di ricchi e di privilegiati. Questa è la sinistra. Io mi ricordo che Valentino Parlato mi ha insegnato questo, cioè che la politica è, e la sinistra è anche un elemento di, contiene un elemento di contraddizione e di conflitto. Non siamo su una barca tutti insieme, ci sono interessi contrapposti, per cui il populismo, secondo me, non può essere utilizzato per rappresentare gli interessi di una classe, di una parte della società, perché ritiene che il popolo sia tutto uguale. Dopodiché penso che esistano forze politiche come quella di Podemos che sono populiste e che hanno Mélenchon, France Insoumise appunto in Francia, che hanno dei programmi diciamo progressivi. Però se io posso scegliere, per esempio, tra Podemos e Izquierda Unida, tra Mélenchon, Parti de Gauche, France Insoumise, il Partito Comunista Francese, il Partito Socialista Francese, scelgo per cultura politica le forze della sinistra tradizionale, lasciatemelo dire così, non populiste, che però è evidente, per contare ancora qualcosa devono, e questo è il motivo per cui scriviamo un libro, cambiare molto il loro vocabolario e tornare a dire cose precisamente di sinistra, non aderendo o in maniera subalterna all'ideologia neoliberale, oppure come fa una certa sinistra radicale a dire cose belle ma non fare gli interessi delle classi popolari. Però penso che pur riconoscendo la bontà di alcune cose che accadono all'estero, non sia questa la chiave di lettura utile anche per il nostro paese.